Domani partiamo, andiamo un po' di assessori, verrà anche il sindaco a presentare quelle che sono le opportunità di sviluppo della città che da troppo tempo è rimasta ferma. Abbiamo dei progetti che sono unici, che possono ridare smalto a quello che è stata questa nostra bella città negli anni passati. In particolare presenteremo il waterfront di Levante con tutte quelle che sono le novità che sono emerse dal già noto progetto di Renzo Piano e andremo a parlare anche dell'NBIC, ma non solo, anche tanti altri progetti che ridefiniranno totalmente la città. Beh, le manifestazioni di interesse per il momento verbale, ma che si troveranno seguito in una cinquantina di incontri già organizzati a Cannes nei prossimi giorni, sono state molte. Le manifestazioni di interesse provengono da diversi investitori e noi stiamo facendo molta attenzione anche a questi investitori perché non tutti valgono allo stesso modo. Ci sono investitori che rappresentano dei family office. I family office in linea di massima sono legati a famiglie che cercano di investire in realtà dove rimanere. Quindi il family office spesso dice: io vengo, investo se sono beneviso alle istituzioni, vengo perché ci credo, mi piace. E questo è un investitore che a noi interessa molto, sono investitori che hanno molto spesso possibilità di investimenti davvero elevati. Poi ci sono i fondi istituzionali, i fondi sovrani, che hanno dei criteri sempre benevisi, che sono comunque di redditività, cercano un ritorno, non un ritorno molto alto in termini di interesse nei confronti delle amministrazioni pubbliche, però un ritorno sicuro e molto spesso possono avere anche finanziamenti a lungo termine. Il breve termine è fino a 18 mesi, il medio va da 18 a 60 mesi, oltre il lungo termine. Quindi qui andiamo lungo, anche chi può aspettare 10, 15, 20 anni. E poi ci sono i fondi di private equity che sono i più pronti a investire se vedono un bel business, il nostro davvero lo è, ma sono quelli che tutte le sere vengono a contare i soldi in cassa, per cui sono speculatori veri e propri, qualcuno più aggressivo, qualcuno meno, però ecco, queste tre grandi famiglie di investitori sono quelle su cui noi faremo un po' di selezione e cercheremo di scegliere quelli che vogliono più bene alla città, quindi fare qualcosa che si sviluppi e che resti nel tempo. Faremo una prima selezione di questi 50 e passa incontri, vedremo di ottenere prima dell'estate delle manifestazioni di interesse, l'idea è di selezionarne almeno 5 in base ai criteri che ho appena detto, ma credo che saranno decisamente di più. In base alle manifestazioni di interesse vedremo poi di predisporre le linee guida, compresi gli aspetti etici, per capire chi può essere a portare avanti i nostri progetti. E al prossimo IPIM la parola d'ordine sarà: the winner is, e partiamo per rilanciare Genova.